Silvia Toffanin e Sergio Silvestre piangono insieme a Verissimo. Verissimo, Silvia Toffanin e Sergio Silvestre in lacrime. Momento di commozione a Verissimo per Silvia Toffanin. La conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime davanti al racconto di Sergio Silvestre, il vincitore di Amici 15. Il cantante americano ha parlato della prematura scomparsa del padre, avvenuta solo lo scorso maggio. Una grave perdita per Sergione, non ancora superata. Il protagonista del talent show di Maria De Filippi ha spiegato che sta facendo il possibile per andare avanti, ma che la mancanza del genitore si fa sentire ogni giorno, in ogni momento della quotidianità. Sergio si è confidato con molta difficoltà, rivedere foto e dediche per il padre lo ha molto provato. Tanto che, tra una confessione e un'altra, si è fermato più di una volta per asciugare le lacrime e riprendere fiato. La compagna di Pier Silvio Berlusconi si è a sua volta commossa e a fatica è riuscita a portare a termine l'intervista. Le parole di Sergio Silvestre per il padre defunto. Sto cercando di andare avanti grazie alla musica, alla mia carriera. Penso a mio padre ogni giorno, mi manca tantissimo. Spero sia fiero di me, ha dichiarato Sergio Silvestre tra le lacrime. Il ragazzo ha poi ricordato che è stato proprio il genitore a farlo venire in Italia dopo l'infortunio che ha stroncato la sua carriera nel mondo del rugby. Nel nostro paese Silvestre è riuscito a superare quel dolore e a trovare nuova linfa vitale nella musica. Qui è riuscito a superare altre difficoltà come il bullismo. Sergio ha infatti ammesso di essere stata vittima dei bulli e dei razzisti, ma che i suoi genitori l'hanno sempre spronato a battersi per esaudire i suoi sogni. L'ultimo messaggio di Sergio Silvestre per il padre. Il tuo sorriso mi ha sempre rallegrato. Mi hai salvato la vita innumerevoli volte e mi hai insegnato tante belle cose. Quando sembrava che il mio mondo stesse crollando e che fosse tutto finito, tu mi hai dato le ali e mi hai aiutato a volare. Grazie papà. Ha scritto Sergio su Instagram all'indomani della morte del genitore.